Nel sentire comune, la creatività oggi appare sempre più come una delle risposte possibili alla crisi che ha svuotato di senso categorie consolidate di relazione, di progettualità, di convivenza sociale. La crisi congiunturale si è battuta anche sul salone già da alcuni anni con una contrazione delle risorse disponibili, una maggiore occultezza da parte degli investitori, una più elevata cautela... Nell'esporsi e nel rischiare. Oggi possiamo dirlo: la crisi ha cercato di graffiare l'epidermide del salone, ma non lo ha scalfito. Se quest'anno ci siamo dati come motivo conduttore la creatività, ossia la necessità di ritrovare o di trovare finalmente un meditato slancio progettuale proprio per stimolare una riflessione comune sui modi che la cultura può avere nel rilancio del Paese. Se ne parla da mesi, si sottoscrivono analisi, progetti, appelli, appassionati, ma certo resta difficile prevedere se, quando e quanto un tema del genere possa rientrare nelle priorità di un'agenda eh, di, un di governo. I cinque giorni di salone sono una vera e propria esperienza, che è fatta, che è fatta sì di incontri, storie, grandi attori e personaggi, un'offerta ricchissima di contenuti che è poi la peculiarità di questa rassegna, anche alla luce dei dati diffusi nei giorni scorsi sull'impatto economico che il salone genera sul territorio, oltre 52 milioni di euro. Un salone che anno dopo anno cresce e investe la città, l'ho ricordato Picchioni e lo ringrazio. Non è soltanto il lingotto ormai il sole del libro, è Torino che vive il sole del libro come un evento che lo investe in molti altri luoghi. Un punto di riferimento sempre più importante per l'editoria italiana e internazionale. E desidero. Sottolineare l'importanza di un evento che qualche settimana fa abbiamo svolto grazie all'impegno di Gian Arturo Ferrari che ringrazio e di Rolando Picchioni e cioè per la prima volta abbiamo riunito a Torino le 52 città che sono sede di eventi editoriali e dedicati al libro nel nostro paese per costruire insieme un network e un forum di esperienze e di azione che sostenga e promuova sempre di più il libro e l'editoria italiana. Come tutto ciò che diciamo, oggi vive una fase di transizione, anche il libro vive una fase di transizione. Viviamo il passaggio dal libro cartaceo al libro digitale. E questa trasformazione non è soltanto una trasformazione tecnica o tecnologica, ovviamente incide in modo significativo sui contenuti, sui messaggi, sulla percezione, sulla lettura, sulle modalità dell'organizzazione dell'attività. Eh, il tema di quest'anno, la creatività, è un tema, secondo me, perfetto, perché è con la creatività che si esce dalla crisi, è con la creatività che si vincono le, le sfide. Sono le imprese creative che riescono a fare prodotti vincenti, a esportare, sono i giovani creativi che riescono eh, a eh, trovare lavoro, eh, che riescono a superare i momenti di difficoltà. Cile apre sus puertas al pubblico e alla cultura italiana, invitandoli a vivenziare questo entrañable lazo bilaterale. Y a saber más de nuestras voces literarias, con y a través de ellos, buscaremos traer a Torino un fragmento de nuestro paisaje diverso y reflexionar sobre ese encanto mutuo que Gabriela Mistral también reflejara en su poema Agua. Come ogni anno, eh, ritornano alcune citazioni nella mia testa che hanno a che fare con i libri, con i libri che ho letto da ragazzo. E poi, proprio, ho continuato a, a provare a fare quella che sarebbe stata la mia piccola mappa del salone, come lo avrei vissuto qua lì, tra i moltissimi convegni, una parte che forse si, si, non si sottolinea abbastanza. Che viene, come dire, ogni anno organizzata di incontri sui libri con degli autori, dei testimoni della nostra contemporaneità. In un libro che ho letto da ragazzo, molto molto piccolo, di Ermanessa, che era un autore che io amavo molto, si diceva che quanto più col passare del tempo, talune scoperte di divertimento e distruzione di massa potranno essere soddisfatte mediante altre invenzioni tanto più il libro riacquisterà dignità e autorità. Ecco, credo che forse una cosa che non abbiamo saputo fare in questi anni rispetto alla cultura è stata quella di ascoltare, mi metto alla parte della politica anche se ci sono da pochissimi giorni, questo è stato il più grande limite, noi avremmo dovuto ascoltare il grido di allarme che arrivava da, appunto, da tutti coloro che lavorano nel mondo del cinema, da coloro che lavorano nel mondo dell'editoria. E qui al salone, con pazienza, con passione, noi abbiamo la dimostrazione viva di quell'importante mestiere e ruolo sociale che svolge un editore. Quello che sappiamo con certezza fin d'ora è che non dovremmo soffermarci a difendere una possibilità oppure l'altra, ma cogliere le potenzialità di entrambe. Nella consapevolezza che leggere un ebook è un'attività che non coincide interamente, che non è perfettamente sovrapponibile alla lettura di, di un libro tradizionale. Come del resto, leggere un volume a stampo è diverso da leggere un manoscritto, ma resta il fatto che non è di utilità per nessuno contrapporre l'editoria cartacea e digitale. Questa è veramente la, la prima volta che, che dico alcune cose perché mi sono ripromesso di. Insomma, mi dico sempre che questo è il tempo del silenzio più che delle parole, però vorrei dire che il progetto su cui vorrei legare questo mio impegno istituzionale è quello davvero di rilanciare la cultura in Italia, perché credo che la cultura debba essere il motore del cambiamento politico, il volano per la ripresa economica, ma soprattutto l'elemento fondante della necessità di ricostruire il nostro Paese. E in questa prospettiva il libro credo che sia uno dei più importanti beni comuni che abbiamo e che vada tutelato, valorizzato e difeso.